Ed è qui che il risultato contro la Juve a Torino diventa ottimo dopo la vittoria di ieri sera. Quindi quel pareggio poteva diventare un risultato scadente o un risultato ottimo. Il pareggio di Torino dopo la vittoria contro Napoli diventa un risultato ottimo. Però il che succede nel frattempo? Ti ricordi quando 2 mesi fa ti dissi sento uno strano venticello soffiare? È partita la campagna mediatica contro l'Inter. Io ragazzi non ho problemi a dirlo. Può piacere, non può piacere. Il signor Marotta alla Juve andava davanti alle telecamere anche se gli davano un fallo laterale in meno, all'Inter non parla mai. Anzi, il signor Marotta stuzzica la stampa. Dicendo che spero che Zhang resti, perché Zhang è uno dei motivi per cui siamo nell'occhio del ciclone, se non il motivo principale. Ed è il motivo per cui siamo attaccati ormai da tutti, perché questo debito fa troppo rumore, il fatto che ci sia un presidente si dichiara nullatenente fa rumore, il fatto che i suoi creditori vadano dall'Inter a dirgli dategli lo stipendio che glielo dobbiamo pignorare fa rumore, perché sta succedendo anche questo. Non si sta parlando di simpatia o di antipatia, ma uno dei motivi per cui l'Inter è nell'occhio del ciclone è proprio a causa di questo presidente che nessuno sa dove sia. Ne hanno dette di tutti i colori, ma dov'è Zhang? Tornerà in Italia per la festa di Natale? Su Zoom chiederà 10 euro invece che 5 alla festa? Dov'è Zhang? Lo rivedremo presto? Non lo so io dov'è Zhang, anzi lo so, ma non te lo dico. È lui il motivo per cui ci rompono tutti i coglioni. Te l'ho detto alla finale di Champions League. Gli inglesi dicevano: ma come fanno questi a partecipare a una finale di Champions League in queste condizioni economiche? È vero che tanti club sono in difficoltà, ma tanti club fatturano il triplo dell'Inter e tanti club hanno comunque la possibilità di fare conferimenti di capitale. Noi non abbiamo più questa possibilità. Non c'è più da 3 anni e mezzo, quasi 4. Ecco perché poi entri nell'occhio del ciclone. Ma a parte questo, io mi ricordo una volta nel gioco del calcio dove è consentita una certa tipologia di contatto, come ho detto stamattina, io mi ricordavo che comunque quando uno accentuava o si buttava veniva ammonito. Perché sia. Allora, quello sullo Botta secondo me non è mai fallo, no? Ma quello su Osimhen sembra che gli abbia, cioè, sembra che per sbaglio un calciatore nel bosco gli abbia sparato ad una gamba, si butta, fa 4 metri di salto in alto. Lì doveva essere un'ammonizione. Quindi, di questi due falli che non esistono, ora tutti continuano a dire che l'Inter ruba, che l'Inter gli danno i rigori, che non glieli fiscano contro. Motivo per cui era normalissimo che partisse questa campagna mediatica. Allora io ti dico, siccome non parla nessuno all'Inter, secondo me Marotta, dire anche spero che Zhang resti, poi dovresti spiegare Marotta, Zhang resta a fare il che? Resta a fare cosa Zhang, Marotta? A fare i debiti resta Zhang. Il mercato di gennaio, ora chi prendiamo? Chi si piglia? Che a noi servirebbe un attaccante come il pane. Ieri Arnautovic è uscito, si toccava la gamba, soppiava, quell'altro si allena all'Inter per infortunarsi in nazionale, tutta gente di 36 anni. Ma di cosa stai ragionando? Parliamo anche delle cose meno simpatiche, non solo delle cose belle e di quanto gioca bene l'Inter, perché è vero, di quanto è forte l'Inter quest'anno, soprattutto in campionato. Zhang Marotta, te vuoi che resti a fare i che? Lo devi spiegare, Marotta, le supercazzole, spiegale. Perché vuoi resti Zhang? A fare cosa? A fare i che? Dov'è il rifinanziamento? Rifinanziamento, poi anche rifinanziamento. Rifinanziamento per fare che? Per pagare 60 milioni all'anno di interessi solo sul prestito di Oaktree e vendere un giocatore all'anno solo per pagare gli interessi di Oaktree mentre il debito aumenta. Marotta! Speri che Zhang resti a fare cosa? Questo ce lo devi spiegare. Spiegala a noi, ai tifosi dell'Inter, perché quando te ormai fai quel nome, tutti i tifosi dell'Inter gli viene la gocciolina dietro la schiena appena lo nomini quello lì. Speri che resti a fare cosa, Marotta, quello lì? Che
parte si sa dove è finito, ma a fare il che deve restare quello lì? A fare il che? Ma di cosa stiamo ragionando? Vedi, e poi dopo con queste dichiarazioni lui va a stuzzicare anche la stampa. Spero che resti uno che, cioè, sono andati dall'Inter a dirgli dategli lo stipendio, glielo dobbiamo pignorare, arriva Marotta, spero che resti. Cioè, lo capisci? È tutto un minestrone, un bordello a livello comunicativo che non ci si capisce nulla. È il motivo per cui, come diceva anche Spalletti, all'Inter gli danno tutti addosso. E anche questo, perché non c'è nessuno che fa scudo, anzi, cioè, ci sono persone che alimentano le polemiche. Parlo di dirigenti come Marotta, perché Marotta, a mio avviso, dicendo che spera che Zang resti in queste condizioni, alimenta solo polemiche. Te la potevi evitare quella, Marotta. No, non può mettere più un euro da 4 anni, fa solo debiti, mercati con la calcolatrice, ne vendi 4 per prenderne uno, a fare il che non ti va sempre bene. Anche perché questa è una squadra, tanto di cappello a questi 14 ragazzi, ma questa è una squadra che gioca con 4-35 anni titolari. La colonna della difesa c'ha 36 anni. Questa è una squadra che il prossimo anno va rifondata per un 50-60%. Per quello ti dico, a volte ci si vanno a cercare. Rimane a fare il che? Marotta, invece di andare come facevi alla Juve a rompere i coglioni nelle televisioni, vai a dire speri e Zang resta. Te le tiri addosso, Marotta. Ciao, Inter.